40 anni, bella ragazza. Pensa, c'ha 300 piante di olieti. Di? Olieti. Dico, cos'è? Non esiste olieto. Dico, che è? Dice, l'olio. Uliveti. Vabbè, fanno l'olio, perciò olieti, uliveti, uguale. Che si chiama? C'è noccioleti. Ma fanno le nocciole, ma che cazzo? Metà il numero di questa, si chiamava Jenny. Jenny. Stava, aspetta, mo devo trovare la valigia di Jenny, ecco acqua. Un po' alternativa mi fa, tutti ognuno mi ha lasciato una valigia. Cioè, la chiamo, era il 9 agosto, dico, ciao Jenny, sono amico di Sergio, oh, dice, quando vogliamo dirci, guarda, anche domani, quando stai, mi dai indirizzo, via Salario, vabbè, via Salario. No, non ammazza chi siete, oh. Già avete capito voi, questo è il pubblico che ci piace. Non intendevo quello. Oh, mo sulla Salaria qualcuno buono passerà pure, no? Va bene. Stava sulla Salaria, ma io ho fatto la Nomentana. Sì. Dice, guarda, vale, dall'indirizzo, metto sul navigatore l'indirizzo. 83 chilometri. Scusa. Stava a Borgo Quinzio. Chiamo Sergio, dico, sai, guarda, te lo dico subito, i casi sono tutti due Arieti. Un Arieti, 10 chilometri. Arrivo. Tanto si arrivo pomeriggio, lei mi fa, sta su una collinetta, ma bello, guarda, bello il posto. Io salgo dietro, ma c'è una via così stretta, dico, come scendo qua? Lei arriva, oh, un po' stravagante, carino, oh, che piacere, l'hai trovata subito. C'era un navigatore, faceva, affannato, e il GPS sta a tirare sui calzini, ma fa di caccia, perché quando pensi che è vicino a Roma, invece è 83, praticamente arrivi, mi fa, ti piace? Dove sto? Beh, mazza la pace. E questo odore, acre, di legna. Io guarda, questa è la frizione mia che ho fatto. Non è acre. Lei dice, ma è abete? No, è Toyota. Non è acre. Dice, ma che facciamo? Che facciamo? Questa c'ha un problema. Non so come si chiama in malattia, ma non scherzo, non è per l'angiro. Si dimenticava il discorso. Faceva. E arrivai io lì con Luigi. Fermo, basta. Io stavo zitto, dico, muovo.